Da un lato la viabilità cittadina, dall'altro il sistema di raccolta differenziata non ancora completato a distanza di 3 anni dal suo avvio. Il consigliere comunale della Lega, Alessandro Pascale, attacca duramente l'amministrazione gravina e con 2 interrogazioni porta all'attenzione dell'assise civica la pericolosità della viabilità, soprattutto nelle contrade e nella zona industriale dove sono necessari interventi all'asfalto ed il ripristino della segnaletica verticale e orizzontale. Pascale ha ricordato anche i numerosi incidenti avvenuti in una zona, fulcro dell'economia cittadina, dove sono ubicate le principali aziende cittadine, dove occorrono misure di sicurezza viaria principalmente su Via Ferro e nei pressi della scuola Montini. Le contrade dunque sono abbandonate al loro destino, ha tuonato l'esponente del Carroccio. È la seconda volta che ritorniamo in un anno sull'argomento, non abbiamo visto nessun intervento da parte di questa amministrazione che si è concentrata molto sul centro cittadino, ben venga, ma dimenticando completamente le periferie che hanno bisogno di una serie di interventi partendo dalla viabilità, dalla confusione che si è generata sulla differenziata a macchia di leopardo, ha bisogno di interventi strutturali e fondamentalmente registriamo che questa amministrazione, ricordandoci sicuramente i 3 mesi di chiusura, ma ha un po' il passo della lumaca, va veramente a rilento l'attività amministrativa e ancora oggi registriamo, nonostante si è barcamenato l'assessore ai lavori pubblici con delle risposte anche poco chiare, non c'è una programmazione seria, una programmazione fattiva che possa portare beneficio alla città di Campobasso.